Hai mai fatto le corna? Ciao ragazzi, siamo qui per fare I My Challenge. Eccoci qua, nuova puntata, seconda parte. Cos'era la prima? Ah, vabbè, sì, però intervista, seconda Ma non è parte. un'intervista, senti. Siamo qui per fare il nostro primo I My. Hai mai fumato? No. Io sì. Però diciamo la verità, vabbè, io ovviamente ho provato ma non ho mai iniziato, quindi per me è no, perché mi fa schifo. E lei sì, e sono riuscito a farla smettere da Sì. quando stiamo insieme, perché io sono un bravo ragazzo. Ragazzi, è da un mese Che non fuma, un mese che che non non fumo. fuma, quindi speriamo che non lo faccia mai più, perché Sì, spero di resistere, però dovrei resistere. il fumo uccide. Hai mai rubato? Che No. ladra! Anche Che ladra! Siamo proprio la gangs. tu. Comunque, rubato ora una calamitina. Una Una calamitina. Ma in calamita, ma vacanza! sì, Ma tipo tipo dai quelle cose negozietti, là. dei souvenir. Sì, No, io invece una una banca. macchina. No, non è vero. Una macchina. Ma va, no, un boh, tipo. Motorino. Ma no, ma va, ma siamo fuori. Allora, si dice il peccato, ma Ma neanche il no. peccatore. Quindi no, non ho mai rubato. Cioè sì, ma non diciamo cosa. Ok. Hai mai fatto una rissa? No, entrambi pacifisti. Abbiamo Peace, Gandhi love. e Gandalf. Tutto bene, no. Io no, però mi sono fatto difendere dai miei amici, quindi metà. Ah Fate sì? così. Ah sì? Anzi, non picchiatevi. Hai mai balzato a scuola? Intendi boccia, intendi bossato, cioè Sì, che balzato in Italia. balzato, Sì, bossato. perché da noi non si dice balzato, si dice marinato oppure bossato. La marinara, la pizza marinata. Vabbè, anche marinato. Sì, vabbè. Ai tempi. Ai tempi di Cristoforo Colombo, comunque. Sì, io sì. Io sì, e mi hanno anche beccato, perché mi hanno visto, ero in centro a Genova, quindi mi hanno beccato. Anch'io una volta, ma mi ha beccato la mia prof in centro. Che Mi diceva, ma sfiga. non dovresti essere a scuola. No. Ma no, c'era sciopero. Io avevo detto, ero con la mia compagna. C'è uno sciopero, E lei, ma che abbiamo, no, sciopero? abbiamo detto, forse avevamo detto, ma non c'era sciopero. E lei ha detto, no, alla fine c'era scuola. Stanno arrivando le domande piccanti. Hai mai fatto le corna? No, tu sì, ma io non posso stare con uno che fa le corna, cioè sincero. In una relazione seria no, Beh, io perché? sì, per sbaglio era la Per prima. sbaglio, ma come fai per No, ho sbaglio? sbagliato Hai per fatto, oh sbaglio. scusa. Ah Non per sbaglio, vabbè, era il mio primo fidanzato. vabbè, il primo fidanzato, 14 A anni, ci può 14 anche anni, esatto, stare, ci può 14 anche... Te la anni. faccio passare, dai, perché se l'avessi fatto a 21 ti facevo, Ora. ciao A bella. E a me? te. E cosa ci pensi? No, a te no. Hai mai fatto qualcosa con la ragazza o il ragazzo di un tuo amico? Ci devo credere ora? Eh sì. Non so più se ci devo credere Sì. io No, io non ho e te. fatto nulla. No, perché Non lo farei no. mai, non andrei mai. Anzi, devo dirla tutta. Si può dire? Ho avuto purtroppo amiche che l'hanno fatto con me. Infami. Amiche un po' infami che sono andate col mio ex o cose del genere. Salutiamo la moto che è passata. Io no, non ci sta perché se è un amico, automaticamente la sua tipa diventa intoccabile. Quindi no. Neanch'io. Ti sei mai ubriacato? Vabbè, ieri sera. Per Dai. forza. Ma come per forza? Ma che insegnamento Ma una volta dai? nella vita dovete Ma non farlo. è vero, Ma non dovete sì, ma farlo mai. allora non Ma che prenderlo. insegnamenti dai? Non prenderlo come abitudine, ma almeno una volta nella vita si fa. Ma si fa, sei tu l'unico che non fa niente. Dormi. Vedete ragazzi, io sono una persona seria che pensa solo a lavorare sodo. L'uovo? Comunque, anch'io sì, ma veramente una volta è capitato, ma proprio anche perché non bevo mai. Ma soprattutto perché sono sempre con un mezzo, cioè o in moto o in macchina, quindi non bevo anche e Vabbè. soprattutto per quello. Prossima. Ragazzi, non bevete. Bevete responsabilmente. Bevete responsabilmente, esatto. Senza esagerare. Hai mai avuto qualcosa con un influencer? Sì. Sì.
Vabbè, con me. No. Ma chi? Non sei te. Ma cosa? Oh, non è vero. Se stai guardando questo video, skippa. Skippa. Io sì, prima di Chiara. Tu sì? Io sì. Con me. Con lui, basta. Basta. Hanno tutta la loro vita un po' strana. Hai mai sognato di tradire il tuo fidanzato? Non mi ricordo, però penso di sì. Io no. Ma veramente hai sognato di tradirmi? Ma non, magari no, no, non te, però miei ex. Però tu hai sognato che io ti tradivo perché si è svegliata una volta incazzata nera che è come se l'avessi fatto veramente. Sì, raga, era troppo realistico, quei sogni troppo. Ho capito, però era un sogno, io non avevo colpe, tu eri arrabbiata. Sì, ma era troppo realistico. Però era un sogno. Non lo so, invece. Ma come? Ma non faccio sogni strani a lei, la sonnambula che fa gli incubi e che urla di notte svegliando il palazzo. Però ho sognato che tu mi tradivi, però con un bacio, non con altro. Comunque notte non... mi sa di no, non ho mai sognato di tradirti. C'è la racconta giusta questa ragazza, è la ragazza giusta. Ma poi dicono di no, dicono che ti manipolo. Sei una manipolatrice, sei una manopola. L'hai mai fatto in macchina? Che cosa? Che cosa? In effetti che sì. Che in effetti cosa? Hai mai fatto in macchina? Dai, ma... Sì, io dico di sì, perché... Io anche. E non sono con te. Dai, alla prossima! Hai mai fatto finta di stare male per non andare a scuola? Leggenda. Leggenda anche per me ogni giorno. Come ogni giorno? Io facevo, mi ricordo che... Uno sì, uno no. Almeno un'assenza a settimana io devo farlo. Io no, ragazzi. Direttamente tutto l'anno. La mattina mi svegliavo e dicevo, oddio, mal di testa, ho nausea, ho questo. Me ne inventavo lì della qualunque. Ragazzi, non imitateci. Noi siamo dei professionisti. Noi siamo dei professionisti del balzamento di scuola. Andate a scuola. Bossate a scuola. No, andate a scuola. Hai detto di ubriacarsi, di bossare, di andare male, di rubare. Ma perché la vita? Ma che vita? I ragazzi che ci stanno guardando hanno su una spalla a me, tipo vestito d'angelo, e su una spalla a te, vestito da diavolo. Ubriacati. No, non farlo. Però sei invece l'angioletto, perché il diavolo si traveste. Hai mai baciato in discoteca? Palese. Sceglierò, sì. Dai, ma veramente, non c'è una cosa che non hai fatto nella vita. Vabbè, io sì, ok. Quante volte? Sono andato pochissime volte in discoteca, ma quelle che quando sono andato... A parte che ero un bambino, perché... L'anno scorso. No, da piccolo no. Facevo queste cose. Ora in discoteca non andrei mai da una a provarci... A baciarla senza neanche... No. Non fatelo, non ci sta. Non fatelo. Al massimo gli offrite un panino dal paninaro fuori dalla discoteca. Non era un drink ai miei tempi. Per conquistare una ragazza... Offriteli un kebab. Aspettate la fine della serata fuori dal paninaro, gli offrite un bel panino, che la fame dopo la discoteca è qualcosa di incredibile. E quanti anni? E quante volte? Poi a me non mi è mai piaciuto fare... cose in discoteca. Hai mai fatto un'operazione? Chi hai mai è? Sì. Che? Ma va? Boh, mille. Le tonsille è un'operazione. Okay. Poi mi sono tagliato tutto il labbro qua. Mi sono rotto 40 volte. Sì, è vero. Mi sono confusa. Pensavo che tu fossi quello che non si era rotto nulla. Infatti prima mi ha detto, tu non ti sei rotto niente. Io mi sono rotto tutto. Però non sono operazioni. Tu? Anch'io le tonsille. Abbiamo questa cosa in comune. Che noi due e altre 40.000 persone solo sì. Nel mio palazzo. Quando avevo 15 anni all'osso sacro. Dietro? Sì, per poter sedere. Dov'è proprio l'osso sacro? A Cocige, proprio là. Sì. Proprio lì? Proprio lì, proprio ti hanno lì operato vicino, lì. Mi hanno operato il Mi sono rotta il pollice del piede. Il pollice si chiama Luce. Hai mai preso una multa? Campione olimpico. Multe moto, del biglietto del bus. Mamma mia, sei un maranza. Senza biglietto del bus. Perennemente. Infatti, quando vedi uno con la camicia azzurra. Me. Che sono i controllori. Perdo 8 anni. E poi magari c'è uno che esce dall'ufficio. Sì, lo so, capo, secondo quando è capitato. Io sì, ma solo di moto e macchina. Sì. Avete mai pensato di lasciarvi? No.
No, grazie, grazie. Per ora ancora no. Ragazzi, il video finisce qui. Il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. Speriamo che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un like, 10.000 like, 10.000 bytes, 10.000 commenti. Metterò incinta Chiara al prossimo video. No, non è vero. Per i nostri amici da casa, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi auguro un buon anno se non ci sentite. Sì, un buon anno. Vi auguro un'ubriacatura. Dai! Il prossimo video simile sarà risposte brutalmente oneste, quindi lasciate qua la vostra domanda. Tutti i commenti che volete noi risponderemo onestamente al 100%. E se non ci seguite sarete bocciati.